Atalanta e Malin, valido quale gara di ritorno delle semifinali di Coppa delle Coppe. L'Atalanta tutta distesa in avanti, parte la punizione Bonetti. Parabola molto alta, esce il portiere, fortunato, la porta è vuota, serie di rimpalli e Prodom. Kronberg, è miracolosa deviazione da parte del portiere Prodom. Subito ha fatto un passo indietro e gli ha permesso di utilizzare la palla. Icardi, parte un cross, c'è forse fallo di mano, l'arbitro Pacella, e c'è rigore, c'è rigore, c'è rigore, rigore per il fallo di mano. Carlini parte. Tiro, gol, gol, gol di Carlini, esplode l'entusiasmo dello stadio bergamasco. Un calcio di rigore importante come questo, provato anch'io a tirarne diversi. Parabola molto alta, colpo di testa e palo clamoroso. Colpo di testa di Fortunato, rivediamo, vedete Fortunato. Guarda lo stacco, di nuovo lo schema che avevamo visto nel primo tempo, forse anche il portiere ha toccato la palla. 11 minuti nella ripresa. Palla che spiove, parambole, tiro e gol, veramente un gran bel gol segnato dal giocatore Ruties. Su questo rimpallo, sui colpi di testa, è riuscito a girarsi con una coordinazione strepitosa e calciare col corpo piegato, uno shoot perfetto, era impossibile raggiungere. In effetti sono cose che nel calcio succedono, hai già detto tu. Testa da Cantarutti, la palla su Ohana, vedete Ohana con quanta agilità e abilità si fa luce, poi il lancio di De Ferm verso Emmers, si libera per il tiro, Emmers segna, Emmers va al raddoppio ed è un vero peccato. Ecco, vediamo, Stromberg scivola, si arriva, non riesce ad avere lo specchio della porta, calcia sul primo palo, la palla salta davanti a Piotti che la tocca ma non riesce a fermarla. E ancora sull'1-1 ha salvato due volte la sua rete. Sì, non dimentichiamo poi il palo. Stromberg è in posizione regolare ma c'era un altro. No, l'arbitro ha fatto regolare. Abbiamo capito il segreto di questa squadra. Ed ecco il fischio finale dell'arbitro. Io cederei la linea ancora a Franco Zuccalà che vedo galoppare a centrocampo. Thank you.